Carla Signoris, eccola. Maurizio Mattioli. Presenti. Volevo sapere, con questo life coach Silvio Muccino, com'è andata? Che cosa avete imparato? Se vi ha trasmesso qualcosa? Ci ha trasmesso molto, perché è stato il life coach del film. Per davvero, è salito ogni giorno, arrivava e dava una carica pazzesca. Lui si è impegnato in prima persona, ha imparato a fare il life coach. E grande entusiasmo, è stato un bel lavorare. Maurizio, cosa ti ha trasmesso? Cosa? Cosa ti ha trasmesso il life coach Silvio Muccino? Ma guardi, quando ho letto il film a casa con lui, con Carla, e poi ho visto i primi giorni, ho detto, questo non fa regista, questo è Canton anche fuori dal set, cioè sì. Quando ci dirige noi, lui era talmente incuriosito, secondo me, da questo personaggio che faceva, da questa storia che aveva scritto, che lo faceva anche facendo il regista in maniera molto... non è mai stato brusco, arcigno, perché ha sempre avuto talmente chiaro in testa quello che voleva da noi, non è stato difficile affatto, poi al di là dei risultati, questo non lo so, non mi giudico da solo, ma non è stato difficile per me capire quello che voleva. Per la prima volta, trattandosi anche di una, non la prima, forse la seconda, la terza volta in 40 anni adesso, ma fra le rarissime volte, trattandosi anche di un ragazzo così giovane, così piccolo. Ecco, ma nel film ci sono degli insegnamenti che questo life coach dà alle persone. Siccome Silvio ci ha raccontato che sono degli insegnamenti che realmente vengono predicati, volevo sapere se voi avete imparato realmente qualcosa di pratico che applicate adesso alle vostre vite. No, beh, no. No, quello che... io credo che life coach siano tutte le persone che tu incontri nella vita. Nel senso che da chiunque tu hai davanti puoi prendere qualcosa e quindi fare tesoro di qualcosa, sia in negativo che in positivo. Questo è un film che parla di bacchette magiche, e tutti noi vorremmo avere una bacchetta magica per esaudire i nostri desideri. Quindi stai particolarmente attento, perché dici, aspetta, fammi sentire che cosa ha detto, com'è che si fa, e poi il tema del film poi è che le cose le raggiungi credendoci e usando il cuore. Poi è una commedia romantica, si ride, si piange, è da vedere. Speriamo di no, che non rimanga nulla. La sopravvalutazione di se stessi è quanto di peggiore possa capitare ad un uomo o una donna che comunque hanno il loro modo di essere. La sopravvalutazione è un'arma a doppio taglio che prima o poi, come giri in angolo, trovi la tagliola, ti uccide. Per cui no, non è rimasto niente del metodo di Canton, almeno per me, nella mia vita. Quello che ho potuto assimilare è una conferma che non si cambia nella vita, non si può cambiare. Si può riflettere un po' di più, ma non si cambia. Il personaggio di Carla è un personaggio tutto casa, chiesa ed erotismo. Sì. Però basta che gli altri non lo sappiano. Esatto. Cioè, tu vedi molte donne che, come il tuo personaggio, mortificano un po' se stesse, o comunque sacrificano un po' se stesse, sì. Sì, per sì. Amore della famiglia, degli uomini. Io lo faccio. Ma non è un sacrificio, lo faccio perché mi fa piacere farlo, cioè mi piace dedicarmi alla mia famiglia, ai miei figli, a mio marito, e poi però mi piace anche fare l'attrice, e si sa che noi attrici siamo tutte un po' scostumate, ecco. Invece il personaggio di Maurizio è un uomo di una certa età che però non vuol sentire nominare la parola pensione. No, anzi, nella vita io dico faccio te in pensione, invece la moglie è una più pratica. Ma, dice, nella vita volevo sapere se anche tu sei realmente così, cioè se l'idea di andare in pensione... Guarda, io sono pensionato, te lo dico e te lo nego, ho la pensione, ma per il mio lavoro. Che però è talmente bello il mio lavoro, come dicevo all'altro prima, che posso lavorare fino a 90 anni e nella pensione non me la leva nessuno, ormai cioè, ce l'ho. No, noi... Quindi io sono un pensionato che si diverte, vogliamo metterla così, straordinariamente divertito dal lavoro che fa. Io... Hai detto niente. Sono un po' infantile su tante cose ancora.
anche se tante altre mi hanno dato dei colpi forti, tante altre situazioni. Però tutto sommato, quando uno mi dice, ma non cresci mai, dico grazie a Dio no. Meno male. Capito? Okay. Grazie.